Benvenuti a tutti in questo nuovo video di MMA Manager Italia. Io sono Jericho e questa è la mia palestra. Vi ricordo che nell'episodio precedente abbiamo spiegato qualche tip riguardante il gioco e vi ho mostrato come diventare competitivi con un fighter esperto in sottomissioni. Diciamo che Karel ha partecipato a qualche torneo e se ne è portato a casa qualcuno, quindi posso dire che questa build è abbastanza funzionale. Il video di oggi però è incentrato particolarmente su un fighter esperto in ginocchiate. Il fighter che vi voglio esporre oggi è anche lui un fighter abbastanza pesante. Pesa 165 kg ed è alto 1,95 m. Premetto questo intero discorso precisando che le ginocchiate a mio parere sono il primo, se non il secondo, tipo di attacco con maggior percentuale di riuscita. Basta guardare, diciamo, Tancredi che ha un 54% di ginocchiate riuscite in circa 100 match, mentre tipo suo fratello Alicandro Leone ha il 36% di riuscita. E questo vale anche per Kimbo, Misir, 38, si parla di poco, Raul, se vedete, pugni 33%. Quindi in generale vi posso confermare che a livello di riuscita, ginocchiate e pugni sono, forse anche i calci bassi, sono quelli che hanno una maggiore intensità e una maggiore percentuale di riuscire a colpire l'avversario. Per quanto riguarda appunto il peso e l'altezza, vi ho detto, se riuscite a trovare un fuori standard è sempre molto meglio perché vi aumenterà i punti vita, per quanto riguarda naturalmente il peso. Invece, per quanto riguarda la build, abbiamo questo tipo di build, che è una build incentrata sulle ginocchiate, appunto, le difese e una piccola parte di grappling a terra. Successivamente vi spiegherò perché. Vi dirò, a livello 3 le ginocchiate hanno bisogno di almeno 100 punti per diventare competitive. Da 100 punti in su sono, diciamo, uno standard. Potete anche lasciare le ginocchiate a 100 e, diciamo, usare quei 20 punti in più che vi rimangono per appare la difesa dai colpi, dai calci alti e dalle ginocchiate. La difesa sotto missioni la lascerei a 60 perché comunque, ecco, avendo anche altri fighter tipo Baraka a livello 3, so che i punti vengono distribuiti fino a un massimo di 120 sulla sottomissione, perché hanno bisogno di anche dei punti per le proiezioni. Alcuni usano anche il clinch, io ho usato proiezioni, grappling a terra, sottomissioni, un po' lo stesso skill ratio di Karel. Quindi proiezioni, sottomissioni, grappling a terra, però ecco, proporzionato a livello 3. Quindi vi dirò, lasciare le difese sottomissioni su un fighter a ginocchiate a 60 ci sta, io ho messo 64 su difesa a ginocchiate, vabbè, quindi ginocchiate 116, un po' di grappling a terra. Prima di farvi vedere il piano tattico, io vi faccio vedere direttamente il talento di questo fighter, che è Show-Off, quindi è aumentato il danno dalle combo del 5%, però riduce la difesa delle proiezioni del 20% quando attivo. Per questo motivo il mio fighter in piedi sarà fortissimo, quindi quando affronterà dei fighter esperti in gomitate, pugni, calci alti, calci bassi, sarà veramente veramente forte, perché ogni danno che prendono da combo verrà, diciamo, maxato di 5%, però una difesa dalle proiezioni meno 20%, cioè che se ce l'ho a 0 vado a meno 20%, quindi vado a meno di 0. Per questo motivo qui ho dovuto mettere un qualcosa, diciamo, a grappling a terra. Io ho messo 40, che secondo me è pure un po' troppo, però volevo stare proprio sicuro. Quindi dopo un 40, secondo me 30 potrebbe anche andare bene, così mi facevo un bel 120 di ginocchiate, però gli ho dato questo 40 di grappling a terra proprio per counterare quei fighter esperti in sottomissioni e proiezioni. Dopo vi farò vedere anche due tipi di fight, uno con
fighter esperto in qualche tipo di abilità, un altro fighter esperto in difese, in sottomissioni e proiezioni. E vi farò vedere come comunque Tancredi è riuscito a vincere anche grazie a questo grappling a terra, specialmente con il tipo esperto in sottomissioni. Questo è il piano di gioco, vi dico, fate caso all'iniziativa, l'iniziativa deve essere sempre circa a metà. Io lascio tendenzialmente quasi sempre difesa col più accento, tranne con i fighter esperti in gomitate, che hanno un'iniziativa un po' strana, visto che mettono un botto di gomitate, ma ne fanno dare tantissime. Difesa a seconda, visto che parliamo di livelli 3, a seconda delle abilità e tipi di attacco in cui sono esperti. Per ora lo lascio bilanciato, se non mi sfida qualcuno. Ginocchiate 100, che può variare, cioè nel senso a seconda di come lo volete giocare. Perché l'ho visto giocare anche in difensivo e le ginocchiate erano un po' di meno. C'è gente che lo usa anche con le proiezioni e il grappling a terra e lo usa in difensivo. Quindi con le proiezioni andrà, diciamo, a scalare un pochino l'intensità delle ginocchiate, però non è il nostro caso. Quindi nel nostro caso andiamo di bilanciata, difesa colpi 100, difesa bilanciata a seconda del tipo di attacco, 100 ginocchiate, transizione neutrale, a distanza normale, 0 di 0. È un fighter che deve mettere solo ginocchiate e deve fare combo con esso. Adesso vi faccio vedere questi due bei fight che Tancredi si è portato a casa. Questo è il primo con Old Stefan. Il vecchio Stefano è una mia vecchia conoscenza perché mi batteva spesso in finale, semifinale o comunque nei tornei quando ero ancora un novello di questo gioco, non che ora sia un grande esperto, però comunque da 55 vittorie nei tornei, un buon numero, una bella somma, avrà portato tanti crediti al tipo. Gomitate, 39% di uscita, 6.000 gomitate, una persona spregevole, cattivissima. Riprende il match, ecco qui, Tancredi contro il vecchio Stefano. Vi dirò, è un fighter abbastanza forte, Stefano. Però, ecco, Tancredi è pesante e non ha ancora la forza maxata. Qui vedete che ha appena preso una bella gomitata che se lo mandava a terra poteva, diciamo, sfociare in qualcos'altro. Qui vince una situazione di clinch. Le gomitate a giro dei tizi esperti in gomitate non sono pericolosissime tanto quanto quelle lì frontali, perché ti mandano a terra e ti fregano. Questo fight è andato molto molto bene, vedete, 14 ginocchiate, 6 gomitate per il vecchio Stefano. È una bella somma per Tancredi, che è riuscito a portarsi a casa questo match con un po' di soldini per la nostra palestra. Adesso vi presenterò questo match che è molto 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 importante per farvi capire cosa vi dicevo a riguardo delle proiezioni delle sottomissioni. Il grappling a terra è importantissimo, raga, a livello 3. È una delle cose più importanti perché se no i tornei non li vincete. Perché arriva il tizio in finale come esperto in sottomissione che gioca in difensivo, aspetta, 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 al secondo round vi frega con una sola sottomissione. E infatti qui io pensavo di perdere, però comunque diciamo che Tancredi ha il suo metodo di, anche con il suo talento, è troppo forte quel talento, con ogni volta che fa una combo, è micidiale. Però ecco, con un fighter anche esperto in sottomissioni, il brutto di questi fighter è che sono una bomba d'orologeria, possono esplodere in qualsiasi momento, possono stare a 5 di vita, metterti una proiezione, una sottomissione e vincono il game. Come magari può succedere in questo caso, non mi ricordo bene com'era questa partita, l'ho fatta poco fa. Però mi sembra che lui dal nulla metteva una sottomissione in una situazione di lotta a terra che mi ha fatto un attimo credere di perdere. Qui Tancredi mette una gomitata random, vabbè. Un bel fight, per niente, diciamo, stabile. Non so se ci avete fatto caso, ma quello era ciò di cui stavo parlando, grappling a terra e ginocchiate. È questo il modo per counterare tutti quei fighter esperti in proiezioni e sottomissione. Loro ti buttano a terra, pensano di entrare nella loro modalità di gioco, non esiste. A terra posso competere anche io.
E qui c'è una praticamente dimostrazione di quello che vi ho detto. Perché, ecco, vedete, Alicandro mette ancora. Oh, ops. Ah, ok, vabbè, sei riuscito. Comunque, ecco, questo vi dicevo, poteva vincerla benissimo. Però, ecco, Alicandro è molto, 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 molto competitivo sia in piedi che a terra, soprattutto con questo tipo di talento che per molti può sembrare un'arma a doppio taglio, in realtà con questo tipo di scheda di allenamento è perfetto, perché non mi svantaggia nulla, ho zero di difesa proiezioni, per me le proiezioni sono inutili, ragiono in questa maniera, con questo tipo di fighter. Ok, ho zero proiezioni, le proiezioni per me non esistono. Ogni tipo che mi farà proiezioni sarà un'arma a suo svantaggio. E come potete vedere, secondo me la chiude qui, forse. No, ok, un'altra sottomissione che boh, poteva andare pure a segno se avesse voluto, ci fosse stato un po' più di tempo, però. E finisce qua. Andata. Questo è quello che succede con. Oh, che bomba! Figata. Questo è quello che accade con questo tipo di fighter. Tant'è che ha già vinto due match. Adesso magari ne faccio un ultimo. Contro qualcuno di. Ecco, magari contro lui. The Rogue, difesa gomitate. Sempre. Sì, gomitate è molto gettonato come tipo di attacco. Però ecco, se lasci solo gomitate, di certo non riuscire a vincere molti tornei. Secondo me, gomitate e grappling è perfetta. Buono, questa ce la faccio in live, eh. Sto giocando ora. Dagli un altro combo. È andata così. Guarda quanto è forte, cioè, sta diventando il mio fighter preferito. 11, buono. E tante grazie.